la prima volta che abbiamo pensato a Siena, capitale europea della cultura. Non sapevamo da dove partire. Ci affidavamo ancora alla bellezza del paesaggio, agli odori, ai vini, ai colori, all'orgoglio. Ora non possiamo più nasconderci dietro ai nostri simboli, alcuni ormai vuoti. Il presente ci assedia. Per Siena e per tante città d'arte europee, perdere la storia è perdere il futuro. Oggi, che vogliamo essere capitale europea della cultura, dobbiamo riaprire le botteghe d'arte con nuovi maestri. Parlare al turista come a un cittadino. Investire sul talento dei figli. E restituire la passione alle nuove generazioni. In una città aperta ai venti e al polline della cultura. Vogliamo creare almeno 100 nuove imprese, centinaia di posti di lavoro, nel turismo, nella creatività, nella tecnologia. Perché il mosto della cultura si fa con tante uve diverse. Città d'arte, piccola, che nelle relazioni umane vive di sogni e visioni, incandescenti come il sole del giorno dell'Assunta. Il cuore vano dei senesi, la pazzia europea di Erasmo. Quando due follie s'abbracciano, nulla è impossibile. Siena è fuoco e rinascerà dalle ceneri. Capitale europea di una nuova cultura. Siena ci crede.